incendi e intimidazioni a scopo di estorsione, 5 arresti a Cassano. Vibo finanza al comune, situazioni diverse, non in ordine. Rosarno rimpasto in giunta, entrano 2 nuovi consiglieri. Vertice operativo con la capo della protezione civile, con Angelo Borrelli a Catanzaro, entrano in campo le nuove tecnologie. Abusivo il parco delle fontane a Riace, il parco anche degli Asinelli detto, 6 mesi fa il sequestro. Siderno meeting tra consulta, associazioni e commissari, intanto il biodigestore qualcuno annuncia non si farà. Bentrovati, giornale di Telemia, andiamo subito a Cassano per la cronaca. Incendi e intimidazioni ai fini di estorsione, 5 gli arresti. I carabinieri hanno condotto un'operazione nella frazione Lauropolo di Cassano allo Ionio per l'esecuzione di 5 provvedimenti di fermo nei confronti di altrettante persone accusate a vario titolo di estorsione in concorso, tentata estorsione e danneggiamento a seguito di un incendio in concorso. I provvedimenti sono stati emessi dalla Procura della Repubblica di Castrovillari. All'operazione denominata Nerone hanno partecipato 60 militari della Compagnia Carabinieri di Castrovillari, coadiuvati da personale del Comando provinciale di Cosenza e dai militari dello squadrone eliportato cacciatori Calabria di Vibo Valentia. I dettagli dell'operazione sono stati illustrati durante una conferenza stampa che si è tenuta alle 11 nella compagnia dei carabinieri di Castrovillari, alla presenza del procuratore capo Eugenio Facciolla. Un'altra tragedia in pieno centro a Reggio Calabria, ancora una volta il teatro sono state le bretelle della Calopinace. Ieri sera intorno alle 22 una donna è stata travolta e uccisa da un centauro. Ecco, assessore Zimbratta l'ha municipalizzata, ecco, lei subito prontamente sul posto per questo grave incidente, ma questa stavolta parliamo di un grave incidente. Ma purtroppo dobbiamo pigliare nota e pigliare atto dell'ennesimo incidente mortale, sempre nella stessa zona delle bretelle accanto al ponte di Sant'Anna, e probabilmente dai rilievi che emergono per un problema sicuramente di velocità oltre che di attraversamento pedonale. È una situazione a cui si deve cercare di porre rimedio sia da parte dell'amministrazione, che cercherà di apportare i correttivi idonei a rendere più sicura la possibilità di attraversare la strada ai pedoni, sia per quanto riguarda, ed è un invito veramente che faccio ma col cuore veramente, vedendo questo incidente stasera, agli automobilisti, ai motociclisti, di camminare e di camminare rispettando il codice della strada. Purtroppo non sono le strade che sono pericolose, ma è il non rispetto del codice della strada che porta delle problematiche come quelle di stasera. Ormai sta diventando una strada della morte, possiamo definire pure questa, però questo è causato principalmente da una guida non consona alle leggi vigenti. La dinamica dell'incidente la sappiamo, assessore? Ma le dinamiche dell'incidente, dai primi rilievi si nota che una moto di grossa cilindrata, seguita da un'altra moto che ha testimoniato di essere stato dietro, saliva dal semaforo di Ponte San Pietro con una velocità sicuramente parecchio alta e ha investito 2 passanti che si erano immessi nella carreggiata circa un metro e mezzo a partire dall'estremità della carreggiata. È stata centrata in pieno una delle 3 persone che stavano attraversando la strada ed è stata sbalzata colpendo il guardarail ed è stata amputata in varie parti del corpo. Una scena straziante, una scena veramente spero da non vedere mai più nella mia vita, e non augurabile a nessuno, per cui il mio invito che faccio forte, veramente di cuore, cerchiamo di camminare e di camminare con la macchina che è una comodità, con la moto che è una comodità, per cui cerchiamo di avere rispetto della vita umana. La vita di ognuno di noi vale più di qualsiasi velocità, di qualsiasi moto e di qualsiasi atteggiamento non regolamentare e non prudente alla guida.
Il Tribunale di Cosenza ha dichiarato l'ineleggibilità di Mario Veltri, sindaco di San Pietro in Guarano, dichiarandolo decaduto dalla carica. Il Tribunale ha accolto il ricorso presentato da Francesco Acri, candidato sindaco e non eletto, nelle elezioni amministrative del maggio scorso, quando Veltri ottenne la maggioranza dei consensi. Il Tribunale ha rilevato come ci sia stato in quelle consultazioni un elemento di distorsione del voto popolare, dal momento che Veltri era in carica come direttore sanitario dell'azienda ospedaliera di Cosenza nel periodo antecedente l'elezione. Guardia di Finanza, fiamme gialle al comune di Vibo. Ci sarebbero alcune irregolarità. Il blitz è scattato ieri mattina intorno alle 9.30, disposto dal sostituto procuratore della DDA di Catanzaro, Antonio De Bennardo. Sotto la lente di ingrandimento della distrettuale antimafia e della Guardia di Finanza, l'attività amministrativa del comune capoluogo, ma in particolare quelle passate. D'altronde è lo stesso sindaco Maria Limardo a precisare la circostanza. Dal canto proprio, e non poteva essere altrimenti, il personale coordinato dal colonnello Roberto Prospori ha notificato l'atto al primo cittadino di Vibo. Non ha lasciato trapelare nulla sull'attività in corso condotta da almeno 20 tra uomini in borghese in divisa ufficiale che ha interessato numerosi uffici del Palazzo Municipale, ad eccezione, al momento, di quelli urbanistica e ambiente. Ed anche da parte degli amministratori locali c'è poca voglia di commentare la presenza degli uomini della Guardia di Finanza che hanno messo sotto la loro lente, in particolare gli appalti, ma anche altre circostanze di natura amministrativa che abbracciano diversi settori tra i quali il SUAP, l'impiantistica sportiva, le attività produttive, il contenzioso, la regioneria e anche per alcuni contratti tra i quali quello per l'illuminazione pubblica. Il sindaco di Vibo Valencia è stato certamente scosso da quanto avvenuto in municipio, ma ha dimostrato anche di essere serena. Noi ci siamo insediati, afferma Limardo, da poco tempo, si possono persino contare i giorni e dunque è evidente che questa attività riguardi fascicoli che si sono formati nel corso del tempo. La Guardia di Finanza sta compiendo una specifica attività di indagine e naturalmente possiamo solo dire che siamo a completa disposizione dell'autorità. Abbiamo messo a disposizione gli uffici, i fascicoli, il personale dipendente e tutto aperto, quello che serve lo hanno qui. L'obiettivo è quello di garantire assoluta trasparenza, afferma il sindaco di Vibo, perché se c'è qualcosa che non va è necessario che venga fuori. Boom di controlli nella piana di Gioia Tauro da parte dei carabinieri. Arrestate 5 persone, deferite in stato di libertà altre 8 ed elevate sanzioni amministrative al codice della strada per oltre 15.000 euro. Boom di controlli nella piana di Gioia Tauro da parte dei carabinieri. Arrestate 5 persone, deferite in stato di libertà altre 8 ed elevate sanzioni amministrative al codice della strada per oltre 15.000 euro. L'azione congiunta dei carabinieri su tutto il territorio della piana di Gioia Tauro ha permesso nel corso del fine settimana di raggiungere elevati risultati operativi che si inseriscono in una più ampia strategia di contrasto alla criminalità predatoria in chiave preventiva e repressiva disposta dal Comando Provinciale Carabinieri su tutta la provincia reggina. Nel corso del servizio, che ha visto impiegate oltre 100 pattuglie dell'arma, i carabinieri della stazione di Gioia Tauro hanno arrestato un 42enne gioiese accusato di evasione, poiché è stato sorpreso fuori dalla sua abitazione sita all'interno del quartiere Ciambra, ove stava scontando una pena per il reato di furto. Nella giornata di sabato scorso, invece, sempre i carabinieri della stazione di Gioia Tauro, assieme ai colleghi della sezione radiomobile, hanno arrestato in flagranza di reato 3 uomini, tutti in censurati residenti tra i comuni di Gioia Tauro e Rizziconi. In particolare i 3 sono stati soppressi mentre, avvalendosi di una gru a ragno, stavano rubando tubi e materiali in rame per un peso totale di 5 tonnellate ad una ditta di Contrada Cicerna di Gioia Tauro, in passato adibita al recupero e riciclaggio dei materiali ferrosi. Nel medesimo contesto operativo a Rosarno, i militari della locale tenenza carabinieri hanno arrestato un 23enne in ottemperanza ad un ordine di esecuzione messo da
dalla procura di Palmi. L'uomo dovrà scontare oltre un anno di arresti domiciliari per detenzione illecita di armi clandestine per un reato commesso a Rosarno nell'aprile del 2017, quando venne arrestato in flagranza dai militari della compagnia di Gioia Tauro, poiché trovato in possesso di un fucile mitragliatore in uso alle forze di polizia e due pistole. Il tutto custodito all'interno di un secchio interrato all'interno dell'ovile di sua proprietà in Contrada Bosco. Contestualmente sono stati incrementati i controlli alla circolazione stradale da parte degli equipaggi delle sezioni radiomobili delle compagnie carabinieri pianigiane, nel corso dei quali sono stati controllati oltre 500 veicoli ed identificati circa 800 persone. All'esito dei controlli sono state deferite in stato di libertà 8 persone ed elevate numerose sanzioni al codice della strada per un totale di circa 15.000 euro di multa. I controlli condotti dalla radiomobile di Gioia Tauro e finalizzati all'accertamento delle condotte per guida in stato di ebbrezza mediante alcol test hanno consentito di deferire all'autorità giudiziaria palmese due persone, un 34enne e un 36enne, entrambi gioiesi soppresi alla guida delle loro autovetture in stato di ebbrezza alcolica. I carabinieri di Gioia Tauro hanno poi denunciato a piede libero due cittadini georgiani residenti a Bagnara Calabra, rispettivamente di 24 e 15 anni, e un terzo ragazzo reggino di 15 anni, accusati di tentato furto aggravato in concorso. I giovani avevano tentato di appropriarsi di capi di vestiario per un valore complessivo di quasi 400 euro all'interno di un noto esercizio commerciale gioiese. Nel corso dei controlli, anche una 43enne cittadina rumena, residente a Gioia Tauro, è stata deferita in stato di libertà per non aver fornito all'atto dell'identificazione i propri dati personali ai militari della sezione radiomobile. Anche nell'ambito del territorio di Palmi, i carabinieri della compagnia hanno incrementato il numero di servizi esterni e controlli alla circolazione stradale. Infatti, i carabinieri della sezione radiomobile di Palmi hanno denunciato in stato di libertà un 27enne caratanese pregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio, accusato di ricettazione, poiché è stato trovato alla guida di un veicolo precedentemente asportato a Palmi. Nell'ambito del territorio di Taurianova, invece, i carabinieri della stazione di Cittanova hanno svolto delle verifiche all'interno di alcuni esercizi commerciali, all'esito delle quali il gestore di un centro scommesse è stato deferito in stato di libertà perché colto a trasmettere in modo fraudolento e a scopo di lucro programmazione audiovisiva soggetta ad abbonamento senza le necessarie autorizzazioni. Anche questo rilevante risultato operativo rientra in una precisa strategia fortemente voluta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria per la lotta ai reati di criminalità diffusa, specialmente di natura predatoria. Ancora una volta, a sostegno del trasporto ferroviario indica la giusta rotta l'onorevole Pedà. Maggiori servizi in Calabria anche grazie al suo impegno, onorevole. Sì, i servizi ferroviari su ferro stanno migliorando, stanno aumentando. Quello che ho detto nei giorni scorsi, ho scritto all'amministratore nazionale delegato di Italo per chiedere, visto che stavano facendo le prove, sono arrivati fino a Reggio Calabria, per chiedere di rompere questo monopolio di Trenitalia, che nel tempo ha dato sempre meno servizi alla regione Calabria, e quindi avere una maggiore offerta. Devo dire che l'amministratore delegato alla Torre di Italo ha subito, diciamo così, risposto alla mia richiesta, dicendomi che nei prossimi mesi cercheranno, insomma, stanno valutando questa situazione e cercheremo di fare un ragionamento in questo campo. Io credo che oggi, specialmente in Calabria, ci sia la maggiore richiesta di mobilità pubblica. Noi vediamo che abbiamo, purtroppo, nonostante la regione sia la regione più povera, abbiamo il più alto numero in percentuale di automobili pro capite. Significa che la gente non ha mezzi pubblici per muoversi e quindi è costretta a muoversi in automobile. Dovremmo spostare anche, sia da un punto di vista anche ambientale, il movimento sul ferro, che non inquina, e certamente per non inquinare deve andare tutto sulla nuova linea elettrica. La Ionica è stata è in appalto e sta diciamo così fino a Catanzaro Lido, sta per essere elettrificata. Rimane la parte da Catanzaro Lido a Melito ancora a gasolio. Quindi un impegno, credo, del prossimo Consiglio regionale, del prossimo governo regionale, è quello di elettrificare il resto della ferrovia Ionica e quindi di dare una maggiore mobilità
anche ai cittadini della Ionica. Penso che se tutti quanti insieme lavoriamo in sinergia, credo come fatto per esempio per le fermate che abbiamo ottenuto dei treni che arrivavano dalla Sicilia, da Siracusa, che non si fermavano per esempio a Gioia Tauro, io credo che potremo dare un miglior servizio di mobilità pubblica a una regione che ne ha tanto necessità e tanto bisogno, anche salvaguardando quello che è l'ambiente e quindi con un minore inquinamento. E da demolire il parco degli Asinelli, il parco delle Fontane, tra l'altro sequestrato 6 mesi fa. Costruito con finanziamenti regionali ottenuti intorno alla seconda metà del primo decennio degli anni 2000, il Parco Fontana, a molti noto come il Parco degli Asinelli, perché accoglieva tali animali, di proprietà della cooperativa sociale L'Aquilone, dovrà essere demolito. Tale è infatti il contenuto di un'ordinanza municipale emessa ieri a firma del responsabile dell'area tecnica del comune, geometra Domenico Pazzano, che stabilisce che i lavori di smantellamento dei 16 manufatti, che occupano una superficie coperta complessiva di oltre 260 metri quadrati, dovranno essere portati a termine entro 90 giorni. Il complesso comprende un fabbricato con struttura portante in cemento armato, 3 costruzioni con struttura in legno e 12 con struttura in blocchi di tufo, nonché un ponte in legno poggiante su pilastri in cemento armato. Il tutto sarebbe stato realizzato in assenza delle dovute autorizzazioni edilizie. L'ordinanza è stata notificata al legale rappresentante della cooperativa Fernando Antonio Capone, uno degli indagati dell'arcinota operazione Kenya, insieme con altre 26 persone, tra cui l'ex sindaco di Riace Domenico Lucano. La cooperativa è una di quelle che gestivano i progetti di accoglienza dei migranti. Pare che per la realizzazione del complesso edilizio in località Fontana, adiacente all'agglomerato urbano del borgo, i lavori siano stati effettuati a seguito di espropri a tanti piccoli proprietari e che i costi comprensivi di progettazione e realizzazione ammontino a circa 600.000 euro, spesa affrontata con un finanziamento regionale che sarebbe stato ottenuto dall'allora sindaco Lucano di circa 2 milioni di euro. L'insieme dei fabbricati edificati, dopo l'opportuno terrazzamento del suolo, era destinato a fattoria didattica, nella quale hanno trovato breve occupazione qualche migrante e talora qualche cittadino del posto. È arrivata ad ospitare anche 35 asini, ma anch'essa la fattoria compare nell'inchiesta giudiziaria che portò prima agli arresti domiciliari dell'ideatore del modello dell'accoglienza e poi al suo esilio per 11 mesi. Secondo le accuse della procura, l'ex primo cittadino di Riace, Lucano, si sarebbe reso responsabile della distrazione di fondi indirizzata al progetto del servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, investendoli nelle strutture della fattoria didattica, che di fatto sembrò essere soltanto un luogo di allevamento passivo. La notifica di demolizione pubblicata sull'albo pretorio del Comune è stata inoltrata pure alla Procura della Repubblica del Tribunale di Locri, al Presidente della Giunta Provinciale, alla Regione, settore tecnico delle servizi edilizia asismica di Reggio Calabria, al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Riace e ai Vigili Urbani. Qui si preferisce, e il commento di Flavia Di Ciommo, consigliere di opposizione di Riace.0, distruggere piuttosto che aggiustare, si pone rimedio ai soprusi con gli abusi, non è il mio modo, non è il mio mondo, salvo che non si dica domani che i ricoveri per i somarelli verranno demoliti per edificare case più congrue, magari accanto alla nuova insegna di impastato. Ed ora la presentazione di un'indagine condotta sul tema dell'assistenza sanitaria oncologica. Una sanità dal volto umano, nella quale però l'abnegazione e la competenza di medici e infermieri non bastano a sopperire alle criticità delle strutture e dell'organizzazione. Cortesia e preparazione del personale sono apprezzati dai pazienti calabresi, tanto nella fase diagnostica che nel percorso di cura. Ma in generale, l'opinione pubblica calabrese appare estremamente critica con lo stato della sanità regionale, sia in confronto alle altre regioni, sia in assoluto. È il quadro dell'assistenza sanitaria nella regione Calabria che emerge dalla ricerca La Calabria e la lotta ai tumori, il punto di vista di pazienti e cittadini, illustrata a Catanzaro in un apposito incontro in cui hanno preso parte medici specialistici e rappresentanti di associazioni di volontariato. L'indagine, che ha coinvolto in modo parallelo cittadini e pazienti oncologici e oncoematologici, è stata illustrata da Chiara Ferrari di Ipsos
ed è stata realizzata dall'Istituto Ipsos insieme a Salute Donna Onlus e alle associazioni del progetto La Salute, un bene da difendere, un diritto da promuovere. Spesso i pazienti scelgono di andarsi a fare curare in altre regioni e questo è anche un danno per la sanità calabrese. Voi immaginate che da dati presi appunto dal Ministero, la Regione Calabria spende per i fuori regione 300 milioni di euro all'anno. Ma quali sono i punti deboli dell'assistenza sanitaria calabrese ai malati oncologici? Il primo punto debole è che manca ancora una precisa normativa per quello che riguarda la rete oncologica calabrese, che già era stata deliberata in passato, però non è stata mai attuata. L'altro punto forte, diciamo, di carenza è quello legato agli screening. Purtroppo gli screening oncologici non hanno preso piede come in altre regioni. E il terzo punto, secondo me, è quello che manca completamente tutto un aspetto che non è di corredo, mi riferisco all'aspetto psicosociale. A colmare in qualche modo le deficienze rilevate dall'indagine c'è il rapporto umano. La cosa che abbiamo scoperto è che medici e infermieri risultano particolarmente dediti al paziente oncologico e questo fa sì che i pazienti che noi abbiamo ascoltato abbiano espresso degli alti livelli di soddisfazione. Adesioni allo sciopero di Locri d'Ambiente su due giornate in corteo per le strade di Siderno. Non solo l'annunciato sciopero previsto per domani e dopodomani, questa mattina i dipendenti di Locri d'Ambiente hanno dato vita anche ad una manifestazione di protesta, con un corteo che è partito da Contrada Pantanizia a Siderno lungo la statale 106 e si è snodato lungo il corso Garibaldi, via dei Colli, via Cesare Battisti, via Conciliazione e poi corso della Repubblica per concludersi proprio dinanzi alla sede di Locri d'Ambiente al centro di Siderno. L'obiettivo è quello di sensibilizzare le istituzioni coinvolte dallo stato di sofferenza che stanno vivendo i lavoratori, si legge in una nota, per le inefficienze della società sotto il profilo retributivo determinate dal reiterato ritardo nel pagamento di ben 3 retribuzioni. La protesta riguarda i comuni di Siderno, ma anche Grotteria, Motta San Giovanni, Marina di Gioiosa e Monasterace, in quanto l'azienda non ha ancora fornito alcun elemento che possa far sperare in una inversione di tendenza nel pagamento in tempi brevi di almeno una parte delle mensilità fin qui maturate. Locri d'Ambiente, dall'accanto suo, ha comunque precisato che il servizio nei vari comuni sia ugualmente svolto, grazie all'impegno dei lavoratori che non hanno partecipato allo sciopero. È uno sciopero organizzato dai Cobas, SNAI Cobas, e che ha partecipano tutti i partiti di Siderno. E noi voglio dire, non possiamo più assistere da anni, assistiamo da anni a questi operai che vengono pagati a singhiozzo. Non è giusto, questi hanno delle famiglie, a fine mese devono sapere se esattamente loro avranno lo stipendio o no, non devono stare con questi pensieri e praticamente dalla mattina alla sera avere dei problemi. Noi come partiti ci siamo riuniti e abbiamo dato la solidarietà, andremo anche dai commissari affinché applichi la legge 30. Questa legge prevede che prima loro pagano gli operai e li detraggono dalla somma che devono alla ditta. Noi siamo mobilitati affinché questi operai non soffrano e il problema non è da adesso, è da tanti anni che la ditta adopera questa tecnica e quindi basta. C'è anche un servizio che non risponde come dovrebbe rispondere. I problemi sono le retribuzioni e il rispetto dei lavoratori che manca. Mancano retribuzioni e rispetto, perché tutti e due camminano insieme. E qua ci troviamo praticamente con il lavoratore monoreddito
che non riescono più ad andare avanti, abbandonate a se stessi, dove bisogna uscirne fuori di questa situazione, perché non è più, come dire, sopportabile, perché sta determinando situazioni di crisi nelle famiglie. E quindi niente, siamo qua stamattina per manifestare, speriamo che qualcuno ci ascolti e intervenga per fare sì che questi lavoratori vengano rispettati. I parole non servono più, servono i fatti, vediamo se vengono fuori. Facciamo questo sciopero perché la Loca d'Ambiente non sta pagando, tutti i giorni prende in giro e non sappiamo più che cosa devono fare questi ragazzi. Io mi sento essere uno di loro perché io ho lavorato con questa ditta 2 anni e so che ho sofferto di questi 2 anni di questa ditta, e vi posso dire che hanno tutte le sue ragioni. Chi ha famiglia e chi ha il bisogno, non si può andare avanti così. Ci dispiace per i cittadini di Siderno che devono soffrire, non c'è legalità, non c'è trasparenza. Speriamo che cambino le cose. La data delle prossime elezioni è ancora incerta, ma a Reggio Calabria già ci sono i primi nomi di alcuni candidati. Abbiamo il Movimento Democrazia Autonoma insieme alla piattaforma municipalista Nomi Cose Città R come Reggio, hanno presentato il loro candidato a primo cittadino, si tratta di Saverio Pazzano. La data delle prossime elezioni amministrative è ancora incerta, ma a Reggio Calabria il collettivo La Strada e il Movimento Democrazia Autonoma, insieme alla piattaforma municipalista Nomi Cose Città R come Reggio, hanno presentato il loro candidato a primo cittadino, Saverio Pazzano. Avrà bei colori sicuramente, avrà i colori del municipalismo, del civismo, avrà i colori della partecipazione e della trasparenza, avrà i colori di chi torna casa per casa, strada per strada a fare bella politica. E l'incontro con Dema nasce in quest'ottica, nasce nella possibilità di costruire e ricostruire da sud un'idea diversa, bella, fresca, pulita, nuova di Italia, a partire da quelli che sono i concetti chiave che desumiamo direttamente, che respiriamo nella nostra Costituzione. C'è Reggio Calabria, c'è il percorso di Reggio Calabria e ci sono città che sicuramente hanno segnato il passo rispetto a dei temi che sono molto vivi in questa città, e con loro apriamo un dialogo. Napoli in questo senso rappresenta sicuramente una grande novità rispetto ai beni comuni, all'acqua pubblica, agli usi civici, al saggio avvio di percorsi turistici che siano fatti sul piano della sostenibilità e non dell'aggressione. Ecco, insomma, è un principi tutti sanciti dalla Costituzione. Ed è il neo candidato a sindaco che apre l'incontro, ricordando l'impegno dal basso e chiedendo alla città dello Stretto di tornare, come recita lo slogan che fa da titolo all'incontro, tornare ad essere protagonisti degli spazi urbani e sociali, di una città che traspira bellezza e che non ha bisogno di rassegnazione, ma dell'impegno di tutti. Allora, noi stiamo dialogando con tutti, apriamo a tutti, a tutte quelle che sono le forze positive e belle della città, a coloro che credevano 5 anni fa nella possibilità di un cambiamento e adesso naturalmente è inequivocabile riconoscere che questo è impossibile, a coloro che non si riconoscono in un percorso politico fin qui tracciato, ma che potranno riconoscersi nel nostro, a coloro che sono rassegnati per una città oramai consegnata a forze e poteri negativi. E abbiamo dei paletti però, che sono la Costituzione, l'antifascismo e l'antindrangheta. Intorno a questi 3 paletti siamo disposti a incontrarci con chiunque. A sostenere l'impegno del collettivo il presidente nazionale Dema, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e il coordinatore regionale di Democrazia Autonoma, il sindaco di Cinque Frondi Michele Conia. È stata una giornata straordinaria, abbiamo da un lato lanciato finalmente ufficialmente Dema Calabria, e non c'era posto e occasione migliore che questa di Reggio Calabria, con la presenza del presidente Luigi De Magistris, che è il leader del nostro movimento, collegandola appunto a una città che ha voglia di riscatto, e poiché il nostro movimento parte proprio dalle città, dalle esperienze e dalle pratiche amministrative nelle città, oggi è stato il modo e il momento giusto per poter fare questo tipo di lancio, diciamo così. Non ci fermiamo qui, perché ora faremo tutta una serie di altre iniziative in Calabria, stiamo avendo tantissime adesioni, ma
continuiamo a fare appelli perché tutte quelle persone che si trovano oggi orfane di soggetti politici, di partiti e che credono nei valori della Costituzione, che si sentono anti-ndrangheta e antifascisti, Dema ha le porte aperte, quindi aspettiamo tutti per costruire qualcosa di, finalmente di serio e di alternativo al sistema attuale. In un auditorium d'Onorione gremito di cittadini, il collettivo La Strada dichiara così ufficialmente aperta la campagna elettorale a cui hanno dato il loro contributo Giulia Serranò, operatrice sociale impegnata da tempo su più fronti, e Maria Passalia, giovane studentessa regina, con a suo attivo importanti esperienze internazionali. L'obiettivo è far convergere le autonomie e sostenere persone pulite, motiva il presidente nazionale Dema, che amano la loro terra e che con passione civile vogliono lottare per la giustizia e beni comuni, la fratellanza. Sono venuto qua per dire a Saverio Pazzano e al collettivo La Strada che si può vincere, dimostrando coerenza, credibilità, competenza, passione, amore per questa terra, senza più legami, senza più lacciuoli, spezzando il sistema criminale, coinvolgendo il popolo. Il popolo che vuole una Reggio diversa, e insomma mi ha convinto molto la pulizia morale e la passione civica di queste persone. Per Telemia, da Reggio Calabria, Maria Pia Tucci. Come cambia la città? Un percorso per immagini e visualizzazioni che vuole raccontare le trasformazioni e i percorsi di pianificazione e partecipazione civica in atto. Così la nota ufficiale presentava l'iniziativa di ieri al Teatro Cilea, colmo sino al primo ordine di palchi, ma su cui ha aleggiato ovviamente l'approssimarsi delle elezioni amministrative. Pur se presente la squadra di 26 tra assessori, assente la sola Mariangela Cama per motivi di salute e consiglieri delegati, quella andata in scena è stato un one man show, ovvero uno spettacolo fatto da un solo uomo, Giuseppe Falcomatà. E se l'intento comunicato era la presentazione di due nuovi strumenti, il sito Come cambia la città, uno strumento di monitoraggio civico e trasparenza che si aggiunge al portale delle partecipazioni civiche, e è una pubblicazione cartacea che cataloga gli ambiti di intervento dall'insediamento del 26 di ottobre 2014 a oggi, lo scorrere delle diapositive ha restituito immagini di opere realizzate e altre in itinere. Qualche selfie di troppo che oggi non rifarei, dice il sindaco, riferito a quel 2016 con i nuovi cestini gettacarte, ma anche cifre del disavanzo accertato al 2015. Questo Falcomatà al Cilea di Reggio Calabria con un report sulle proprie attività. Report sulle attività, ma anche prospettive future. Entrano in campo le nuove tecnologie, parliamo di protezione civile. In primo piano pure i recenti eventi sismici registrati in alcune zone della Calabria. Parliamo dell'assemblea di Catanzaro, della Procive, la presenza anche del capo nazionale Angelo Borrelli. Siamo qui per presentare la nuova organizzazione della macchina della protezione civile in questo territorio. Oggi si presentano i contesti territoriali, abbiamo ottimizzato l'organizzazione delle prefetture, dei territori. Ovviamente noi stiamo lavorando, oltre che per ottimizzare la gestione delle emergenze, anche per prevenirle. E se vi ricordate, l'anno scorso ho parlato di questo sistema di allertamento nazionale della popolazione che è in realtà entrerà in funzione a partire dall'anno prossimo, quindi noi da un lato ci organizziamo per gestire gli eventi emergenziali e calamitosi sul territorio, dall'altro per prevenirli con un sistema di allertamento della popolazione. Il tutto deve passare attraverso l'uso delle moderne tecnologie, in particolar modo per quello che riguarda la pianificazione di protezione civile. Noi riteniamo che i piani di protezione civile non debbano stare in un cassetto, debbano essere aggiornati, debbano risiedere su applicazioni informatiche, la gente ne deve poter ricevere i messaggi, le informazioni direttamente con delle app che noi stiamo realizzando per accompagnare anche il sistema di allertamento nazionale. Da questo punto di vista la Calabria come si pone? La Calabria, almeno per quello che riguarda i contesti territoriali, la Calabria sta facendo bene. Voi lo sapete, sono stato anche qui al raduno regionale del volontariato agli inizi di ottobre, sta lavorando bene e soprattutto c'è una grande sinergia tra l'amministrazione regionale, i prefetti, il territorio, quindi sono convinto che si stia facendo un buon lavoro. Ovviamente bisogna
proseguire su questo terreno e soprattutto prepararci, perché solo preparandoci poi si potrà affrontare, spero mai, una situazione di emergenza su questo territorio. Quali sono le criticità che lei avverte qui in Calabria? Beh, le criticità sono legate ai rischi. Non ci possiamo dimenticare che la Calabria è una delle aree più sismiche del nostro paese e quindi la qualità del costruito. Dall'altro il dissesto idrogeologico idraulico, la caratteristica delle fiumare di questo territorio particolare che un po' richiama anche il territorio della Liguria. Ci sono delle realtà nel nostro paese in cui, come avete visto anche l'anno scorso, quello che è successo nel Gole del Raganello, quindi è un territorio esposto a rischio e per questo dobbiamo lavorare tutti quanti per adottare anche corretti comportamenti da parte dei cittadini, conoscere quelle che sono le condizioni di rischio, conoscere il livello di fragilità delle abitazioni, delle strutture in cui si vive e magari investire per mettere in sicurezza questo patrimonio abitativo. Si parla del primo strato di prevenzione, di suddividere il territorio in tante unità. All'interno di queste unità ci sono i comuni redigeranno il piano comunale di protezione civile, fatti insieme nell'ambito territoriale, dopodiché la regione controllerà l'intero piano regionale. Ovviamente questo va diviso per rischi, ci sono i rischi dei terremoti che sono i più preoccupanti, ma anche le esondazioni, siamo a un anno da quella piccola tragedia che c'è stata a Lamezia e così via, tanti rischi di cui la Calabria purtroppo nella storia è stata protagonista e quindi ci aspettiamo che possa diventarlo. Ovviamente facciamo gli scongiuri, ma dobbiamo essere pronti, preparati, e per essere pronti e preparati bisogna avere la cultura della sicurezza, bisogna conoscere i rischi a cui siamo esposti e saperci comportare. Poi ovviamente da parte delle autorità vanno realizzate le infrastrutture come devono essere realizzate per permettere a chi sa cosa deve fare di poter trovare sicurezza poi nelle infrastrutture. Ci fermiamo, c'è la pubblicità. Ha rassegnato ieri mattina le dimissioni della Giunta, già annunciate da qualche settimana a seguito della sua nomina a presidente regionale del Copagri, il vice sindaco Damiano Sorace, siamo a Rosarno. Si aggiungono a quelle presentate all'inizio di ottobre da Pasquale Papaiani, trasferitosi al nord per motivi di lavoro. Il sindaco Giuseppe Idà ha proceduto tempestivamente alla nomina di due nuovi assessori, Fabio Pedisano e Domenico Condolucci, molto conosciuti negli ambienti politici e sociali cittadini. Cambiamo pagina, ci spostiamo di qualche chilometro, siamo a San Ferdinando, alle porte, la stagione agrumaria e bisogna sistemare nel miglior modo possibile anche gli immigrati. Ci pensa il sindaco a dare le spiegazioni a queste iniziative prese dal comune. Siamo con il sindaco di San Ferdinando. Sindaco, siamo a ottobre, inizia la stagione agrumaria, ecco, cosa è cambiato o cosa cambierà? È cambiata anche la nostra determinazione, perché noi stiamo lavorando per il superamento della tendopoli, cioè dobbiamo andare al superamento delle tende per i migranti, e tutta questa determinazione non nasce sicuramente da sentimenti di esclusione o di xenofobia, ma è soltanto perché noi vogliamo porre il problema della presenza dei migranti in tutta la sua drammaticità, ma come un problema politico. Perché l'accoglienza non è un dogma religioso e neanche un risarcimento per le politiche di predazione fatte dall'Europa, ma è un problema politico che noi viviamo e che deve essere affrontato in tutta la sua complessità, in tutta la sua spinosità, in tutta la sua durezza. E da tempo abbiamo indicato anche il modo per affrontare questo problema. Non si può pensare di scaricare il peso e l'incandescenza di queste presenze nella piana soltanto con la tendopoli di San Ferdinando. E allora bisogna pensare ad un'accoglienza diffusa, ma che naturalmente abbia il conforto del lavoro. Per questo noi abbiamo detto e ci siamo rivolti tantissime volte anche alla politica,
cioè a quella politica capace di coniugare gli ideali dell'uomo con la concretezza anche delle decisioni, quella che è capace di dare spessore e profondità anche ai problemi, quella che è soprattutto capace di sentire il grido e il lamento che sorge qui dalla piana e quindi che sia capace di operare una riflessione per un ripensamento critico complessivo della piana, cioè la presenza dei migranti deve essere una occasione storica per pianificare diversamente anche il territorio e fare una pianificazione, cioè che segua un modello autopropulsivo di sviluppo legato alla utilizzazione anche di tutte le risorse che ci sono sul territorio, dall'agricoltura che deve essere sottratta alle logiche predatorie anche delle famiglie mafiose, ma anche ad una utilizzazione polifunzionale anche della realtà portuale, perché cioè una pianificazione che serva e che ponga al suo centro il lavoro, perché soltanto il lavoro ha l'energia tellurica capace di cambiare il territorio in profondità. È il lavoro con le sue dinamiche relazionali, con le sue dinamiche prossemiche, capace di liberare nuove energie e di diventare anche condizione di nuova cittadinanza e di nuova integrazione. E questo lo dobbiamo fare noi, la nostra regione, che in nome della sua storia e della sua cultura, una cultura che per prima ha incontrato e respirato l'incontro, la compassione, l'accoglienza ed è stata larga parte anche della spiritualità occidentale. Il primo meeting della cooperazione organizzato dalle associazioni d'intesa con l'amministrazione comunale ha fatto registrare alla Cine Teatro Nuovo una notevole affluenza di pubblico, un segno evidente della voglia di partecipazione dei cittadini. Si è svolto al Cinema Nuovo di Siderno il primo meeting della cooperazione, una manifestazione organizzata dal coordinamento Associazioni Siderno Futura in collaborazione con la Proloco e la Consulta Cittadina. Per Mario Diano, uno degli ideatori della manifestazione, è il primo passo di un progetto a lungo termine che vuole incitare i cittadini a unire le proprie forze e a collaborare con le istituzioni affinché si possa portare avanti dei progetti concreti e possano dare il nuovo lustro a Siderno da qui al 2023. Un tempo ampio questo dove il Comitato si è fissato 10 punti importanti per riportare Siderno ai vecchi lustri. Non grandi progetti come ad esempio la pista ciclabile, il teatro o altre opere strategiche che comunque avrebbero meritato di essere trattati, ma i tempi sono troppo brevi. Un progetto questo che nasce dalla volontà di interfacciarsi non solo con i rappresentanti istituzionali e non ultimo i commissari prefettizi, ieri presente c'era infatti la dottoressa Maria Stefania Caracciolo, ma anche le amministrazioni future. Il Comitato, a tal proposito, per quanto riguarda le 10 priorità, ha preparato delle schede sullo stato dei lavori che saranno aggiornati, dicono, settimanalmente e con l'aiuto della stampa saranno consultabili da tutti. 250 cittadini erano presenti al Cinema Nuovo di Siderno, tra questi molti operatori del settore economico e turistico della città. Presente anche l'assessore regionale Fragomeni, che ha riferito durante il suo intervento che il biodigestore non si farà a Siderno. Una volontà quindi precisa di avviare un percorso virtuoso di cooperazione tra cittadini e di riqualificazione della città. Lo slogan «Voglio vivere una città pulita, ordinata e organizzata, che sappia ospitare i turisti come fanno gli altri centri balneari della penisola». Alla Cilea due momenti di forte tensione ad opera di alcuni dipendenti AVR. Una prima interruzione si è avuta durante l'intervista al sindaco condotta da Francesco Malara. I dipendenti AVR sono ancora in protesta, non ricevono stipendi da mesi. Antonio Errante, lavoratore dell'AVR di Reggio Calabria. Ecco, quanti stipendi sono che il comune di Reggio Calabria vi deve? Allora, non è il comune che ci deve pagare, il comune deve pagare la commessa da AVR, AVR deve pagare i lavoratori, quindi noi siamo due mensilità sotto, tra poco arriveremo a tre. Ecco, oggi perché siete qui? Ma guarda, qui oggi onestamente io sono venuto qua per ascoltare cosa dice il sindaco, in più vorrei intervenire per
per capire cosa ha in mente, perché vuole internalizzare il servizio e capire come vuole portare avanti queste promesse che ha fatto in TV, senza ancora convocare le parti sociali per capire il percorso da fare, ecco. Quindi siamo un po' preoccupati per il nostro futuro. E c'è il rischio che la VR va fuori, diciamo. Guarda, il sindaco l'ha dichiarato il 31/12/2019, a VR cessa il rapporto con la città di Reggio Calabria. Ancora non c'è stata una gara, non è stata espletata la gara d'appalto, quindi non sapremo dove andremo a parare noi lavoratori. Ci parliamo di circa 400 unità, ecco, quindi ci preoccupa più delle aspettanze che avanziamo, ci preoccupa il futuro, perché è molto incerto e molto tortuoso. Si parla che ci sono uomini e mezzi per pulire la città, ecco. Onestamente i mezzi sono un po', stiamo uscendo con i mezzi un po' così, ecco. I video che sono stati fatti recentemente lì dicono tutto, ecco. Quindi lavoriamo con difficoltà anche con i mezzi che non sono molto efficienti. Però dico, il dipendente lavora oltre. I dipendenti escono lo stesso per svolgere il servizio, come ho detto prima, per il senso d'abnegazione, per portare avanti il servizio per la città, perché noi siamo un servizio pubblico e non è che possiamo esimerci a non portare avanti un servizio. Però va rispettata anche la sicurezza dell'operatore. Certo, noi dobbiamo essere in sicurezza e certe volte non c'è questa sicurezza, quindi io lancio l'appello a chi di competenza di mettere in sicurezza i mezzi, perché come avete ben visto non sono molto efficienti. Funziona guerra. Tra poco funziona alla grande, benissimo. Siamo arrivati quasi al terzo mese, nulla si vede, nulla si sente, si parla di politica. In questi palazzi oggi parleranno di politica. Non abbiamo avuto neanche la solidarietà da parte del sindaco di Reggio Calabria durante lo sciopero, di questo lo ringraziamo. Ringraziamo anche l'assessore per non averci dato la solidarietà. Ringraziamo anche il carissimo amico suo, dottore Castorina, un grande della politica di Reggio Calabria, che oltre a venire a dire sciocchezze non ha voluto neanche dare la solidarietà ai noi lavoratori. Noi lo ringraziamo ugualmente, ci ricorderemo di loro nelle nostre preghiere serali. Quindi, fermo restando e chiuso il discorso, siamo quasi a 3 mesi sotto con i pagamenti. Scusate la mia voglia di ridere, perché almeno che mi è rimasta quella. Però noi oggi siamo qua per andare intanto ad ascoltare il sindaco, quello che andrà a dire, e nel caso cercare di ricordargli che noi siamo qua come ci ha lasciati 2 mesi fa, per ribadire proprio che noi siamo qua a chiedere, non mi vergogno a dire, l'elemosina dopo aver lavorato. Per quanto riguarda VR non è un nostro problema, è un problema che rimane al sindaco di Reggio Calabria. Noi lavoriamo per AVR in ogni caso, ma l'AVR purtroppo, nostro malgrado, il discorso che ci fa è: comune non mi paga, io non vi pago, e siamo qua come il cane che si rincorre la coda. Anche lei è un dipendente AVR? Sì, io sono anche un dipendente AVR, purtroppo mi trovo in queste situazioni un po' disastrose, no un po', ma assai disastrose. Come lo sono io, penso che lo sono tutti i miei colleghi, siamo tutti padri di famiglia, ognuno lavoriamo per vivere, e quindi chi è che si deve mettere la coscienza sulla testa per riflettere un pochino e dire: ma questi sono tutti padri di famiglia, hanno una famiglia, se a me mi arriva una bolletta della luce io devo andare a pagare, se arriva quella della spazzatura ugualmente. Adesso come faccio io? Spiegatemi voi. Sono 3 mensilità, capite? Appunto, perché sono 3 mensilità. Addirittura io, per poter andare avanti, ho dovuto prendere 2 mesi di ferie, 2 settimane di ferie, per poter ammortizzare un po' i miei risparmi, perché quelli sono, non è dire che sono un benestante. E andiamo adesso a una partecipatissima manifestazione, la Festa del Fungo, che si è tenuta a Camigliatello Silano. Una giunta nuova qui, che è il comune di Spezzano Sila, più volte abbiamo parlato di turismo,
lui è un operatore del settore, però Roberto, cosa è cambiato in questi anni? Ah, in questi anni è cambiato che siamo riusciti a dare una buona passeggiata a chi arriva, che è la cosa più importante. Oggi si parla di isole, zona, ZTL, Camigliatello non l'aveva. Ci stiamo provando, il risultato c'è perché comunque alla fine hanno apprezzato. Chi arriva parcheggia, si fa la passeggiata, può andare nei boschi, cerchiamo di dargli anche dei piccoli collegamenti, vanno in bici, a cavallo. Diciamo che la montagna cresce, a noi fa piacere che chi viene la prima volta ritorna con piacere, questa è la cosa più importante. Poi noi con i prodotti cerchiamo di dare una vetrina anche a chi è fuori del territorio, cioè significa chi è nelle aziende, quindi cerchiamo di fare luce anche a questi signori che lavorano tanto e che hanno bisogno anche di un po' di pubblicità. Senti Roberto, qual è il prodotto che va di più, che si vende di più? Ma dipende, i funghi, adesso è il periodo dei funghi. Dipende, ma non sono solo i funghi, ci sono i caciocavalli, c'è la soppressata, l'anduia, il prosciutto, il guanciale. No, perché dice qualcuno, c'è sanduia e aspilinga, ma c'è anche qua, no? L'abbiamo, la facciamo sia di suino nero che di suino normale, molto buona, molto apprezzata soprattutto. È un prodotto che apprezzano molto. Il momento ideale per le sagre, e devo dire che è ben riuscita quest'anno, grazie anche al tempo. C'è stata un'ottima presenza, un'ottima partecipazione per il primo weekend, la 50ª sagra del fungo. 50ª sagra del fungo, pensate amici, sì, telespettatori, è la 50ª che continua fino a qua, ancora c'è, rimane sto fungo. No, il fungo certo che rimane, questo non riusciamo. Perché parlavano di tagliatelle e i funghi porcini, Roberto. È ovvio, sì, ancora ce l'abbiamo, perché la stagione, diciamo, fortunata, si alternano giorni di pioggia con giorni di sole, e quindi questa è la stagione ideale per i funghi. Assessore, qual è il suo nome e il cognome, perché io non... Concetta Castiglione. Ah, Concetta Castiglione. Assessore, allora, cosa è cambiato in Sila con questa nuova amministrazione, ricordiamo guidata da Salvatore Monaco? Certo, cosa è cambiato? Io direi che è diventata sicuramente un posto più accogliente, un posto più rivolto anche sia diciamo turisti locali che quelli extra regionali e nazionali. Ci stiamo aprendo sempre di più, li accogliamo sempre in maniera migliore. Io devo dire, dalle recensioni che ho, dai contatti che ho, insomma, scoprono questo territorio e sono contenti di venire e di tornare, che è la cosa più importante. Perché qualcuno li porta con uva. Come ti chiami? Giuseppe. Come sta andando? Diciamo che l'idea, insomma, di... è una cosa meravigliosa, speriamo che vada avanti anche per i prossimi anni e che ci sia... perché poi porti indotto, vedi, lavora la signora, lavori tu, lavorano tutti. No, lavoriamo tutti, anche per i giovani, una via di sbocco per tutti quanti. Ma funghi ci sono stati quest'anno? Assolutamente, c'è stata qualcosa, non come gli anni passati. Come gli anni passati, però. Senti, invece chi sono i cugiuriedi, no? Questi sono i tipici cugiuriedi nostri. Sì. La signora che... è tutta classe, dedizione, i cugiuriedi. State vedendo adesso in diretta, siamo su Telemia, magari qualcuno che è a casa dice magari non cugiuriedi mo mangiasse. Assolutamente, perché fatto in quella forma, con la cottura che fa solo la signora, vi posso garantire. Signora, come vi chiamate, signora? Sentiamo la signora come si chiama. Maria Teresa. Maria Teresa, da quanti anni questa? Come sta andando? Bene, bene, ottimo, perfetto, un sacco di gente, un sacco di persone, e viva la sagra del fungo. Viva la sagra del fungo. No, ma dovete sapere che lui ha iniziato 46 anni fa insieme a me, no? No, ti sbagli, erano 20 anni fa. Dici 46, dai. 46 anni, 46 anni. 46 anni. Adesso facciamo la sagra della patata, tu vieni. La sai quando? Me la devo organizzare. Allora, Franco Siciliano, per chi non lo conosce, è un DJ nostro, cosentino, ma diciamo calabrese. Sono pochi ragazzi che con grande serietà sono sempre sulla cresta dell'onda. Sono l'umiltà, soprattutto l'umiltà. 37 anni di mestiere, il che ancora ti consente di andare avanti, e lo facciamo con grande piacere. Me ne mancano ancora altri 37 anni per chiudere la carriera. Un al lupo allora. Al lupo, sempre forza lupi. Che vi devo dire, wow, è on fire. Pensate, mi ha realizzato anche la sigla. E io mi diverto anche a fare queste cose. La sigla. Sempre impossibile, qual è la canzone? Sempre impossibile. Viva, insomma, ragazzi, Cosenza è la nostra passione. Fabio, ciao. Buon divertimento, divertitevi, ciao ragazzi. I titoli dei giornali.
Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, il momento delle prime pagine dei quotidiani calabresi. Vediamo l'apertura che riserva Gazzetta, il PD calabrese, voto a gennaio. Tramonta definitivamente l'idea di un patto giallorosso. Appello a Oliverio per le regionali, ma lui pensa di andare alle urne già il 15 dicembre. Invece ieri a Reggio, report di Falco Matà sulla Reggio che cambia. Anche Reggio si prepara al voto per rinnovare il Consiglio Comunale. Ultimi mesi di lavoro per il sindaco Falco Matà. In un teatro celea stracolmo di cittadini, ieri ha presentato il report di 5 anni di lavoro. Tre notizie nel taglio alto: la prima, la fuga in Libano, Matacena dell'Utri, Scaiola e Speziali ebbero un ruolo, e questo è il punto di domanda. Qui l'ex ministro Claudio Scaiola. Poi Reggio, donna travolta sulle bretelle del Calo Pinace, qui la scena dell'incidente mortale. Poi Ariace, il parco degli Asinelli va demolito, nel mirino del sindaco Trifoli, un altro simbolo del modello lucano, ordinanza dell'attuale primo cittadino, sempre che sia stato costruito abusivamente. Il flop in Umbria agita soprattutto i 5 Stelle. Gelo in queste ore tra Di Maio e Conte. Ricordiamo che in Umbria ha vinto il centrodestra con la Lega, primo partito. Rosarno, rimpasto in giunta, siamo a spalla con gli occhielli, entrano Condoluci e Oppedisano. Gioiosa Ionica, appello New Bridge, condanne ridotte a Simonetta e Ursino. Chiudiamo con il quotidiano del Sud, perché si parla di alleanze, si parla soprattutto di elezioni regionali, alleanza col PD, i 5 Stelle si defilano, le inevitabili ricadute del voto in Umbria sugli accordi per la Calabria. Di Maio parla di una terza via fuori dai poli, oggi intanto l'incontro con i parlamentari. Ancora per la politica, il PD, Graziano, il commissario del PD regionale, in Umbria dinamiche locali, andiamo avanti. E poi il caso Occhiuto resta in bilico, Berlusconi deve fare i conti con Salvini. Ci occupiamo di Vibola, DDA indaga sul comune blitz della finanza, qui la finanza davanti al municipio di Vibo Valentia. Riace, abusivo il parco delle fontane degli Asinelli, dovrà essere demolito, se mesi fa il sequestro. E poi la rivoluzione della normalità, Reggio, la convention di Falco Matà, ripercorsi 5 anni di amministrazione. Al teatro comunale sono stati presentati nuovi strumenti di monitoraggio civico. Melissa, fregalà patrimonio comune, la due giorni per i 70 anni, al via le iniziative, e oggi arriva Landini. Scalea lite fra venditori ambulanti, giovane gambizzato invece a bianco, indiano insultato e vessato dal branco, continui i soprusi. Era l'ultima notizia per quanto riguardava il quotidiano. Si parla anche di sanità, concorsi precari diffidano Cotticelli, ci sono le graduatorie, dice il commissario ad acta, e poi il caso Corap a tenere banco. La linea ritorna alla nostra redazione, grazie perché anche oggi avete seguito i titoli dei quotidiani calabresi. Ascoltiamo che tempo farà in Calabria. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, soleggiato, ma con poche nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Giornale finito qui, grazie per l'attenzione, riepilogo. Incendi e intimidazioni a scopo di estorsione, 5 arresti a Cassano. Vibo, finanza al comune, situazioni diverse, non in ordine. Rosarno, rimpasto in giunta, entrano due nuovi consiglieri. Vertice operativo con la capo della protezione civile, con Angelo Borrelli a Catanzaro, entrano in campo le nuove tecnologie. Abusivo il parco delle fontane a Riace, il parco anche degli Asinelli detto, 6 mesi fa il sequestro. Siderno, meeting tra consulta, associazioni e commissari, intanto il biodigestore qualcuno annuncia non si farà.